Si è recentemente conclusa al Museo Civico di San Sepolcro, in provincia di Arezzo, la mostra dedicata ad Amintore Fanfani, pittore, mentre è tuttora aperta fino al 16 giugno, con ingresso libero, analoga mostra nelle sale espositive di Casa dei Saraceni a Bologna. Oltre ad aver ricoperto numerosi incarichi pubblici, Fanfani fu anche allievo di Amedeo Modigliani. Nel suo lavoro artistico sono presenti anche abbozzi a matita di personaggi del suo tempo, mentre la sua pittura è stata definita astratta informale, ossia, per definizione, priva di ogni forma. Fu presidente del Consiglio per 6 volte, nonché presidente ONU nel 1965. Durante la sua carriera politica cercò di conciliare il corporativismo cattolico con quello fascista. Il corporativismo nacque e fu definito in ambito cattolico nel 1884, nel tentativo di conciliare capitale e lavoro volto all'interesse collettivo. Fu fatto proprio dal fascismo con l'istituzione del Ministero delle Corporazioni, per mezzo della Carta del Lavoro, che prevedeva un'ampia tutela legislativa in materia di tutela dell'infanzia e della maternità, nonché l'istituzione delle assicurazioni antinfortunistiche, INAIL, e di previdenza sociale, INPS. Dopo la guerra, nonostante le sue precedenti adesioni al fascismo, fece parte dell'Assemblea Costituente e gli venne attribuita e approvata la formulazione del primo articolo della Costituzione. È famoso per aver promosso, nel 1949, il cosiddetto Piano Fanfani, poi Piano Inacasa, con il quale volle fossero realizzate 300.000 abitazioni pubbliche, residenziali, per le quali incaricò famosi urbanisti, ingegneri e architetti. L'intero piano si concluse nel marzo 1963. I suoi incarichi e le vicende di governo vanno dal 1947 al 1989. In quel periodo fu costretto a guidare la campagna elettorale per il referendum sull'approvazione o abrogazione delle leggi del divorzio nel 1974, il cui risultato era già scontato in partenza, ma che lui poi commentò ironicamente così, prevedendo la regolamentazione di future norme sul matrimonio. Non stupitevi poi se vostra moglie dovesse scappare con la domestica. Fu anche l'unico esponente DC favorevole alla trattativa durante il sequestro Moro, e quindi unico esponente politico invitato ai suoi funerali. Nel congresso nazionale del 1980 decise l'interruzione dell'apertura verso i comunisti e in quello del 1982 diede vita alla corrente PAF, Piccoli Andreotti Fanfani. In politica estera è riconosciuto il suo ruolo nel limitare o risolvere conflitti come quello dell'accettazione della sovranità egiziana del canale di Suez o quello del favorevole ingresso nella CE della Gran Bretagna, a cui era contraria la Francia. Non da ultima, la consegna della nota al presidente Kennedy nell'ottobre 1962, che avrebbe contribuito a scongiurare l'irreparabile nella crisi dei missili a Cuba. In quel caso fece da collegamento fra la Santa Sede di Giovanni XXIII e l'Unione Sovietica, che attraverso l'Italia aveva mantenuto i rapporti diplomatici. Fu in queste e precedenti occasioni che Fanfani riuscì ad evidenziare nel mondo l'immagine non coloniale dell'Italia nel Mediterraneo, ridimensionando l'influenza economica francese nell'Africa del Nord e favorendo il progetto energetico petrolifero dell'ENI di Enrico Mattei. La sua vita è stata costellata dai più vari impegni politici e sociali nei confronti di una nazione che usciva provata e divisa dal conflitto. Mantenne però sempre interesse e passione per l'argomento storico, sia in ambito economico che artistico, soprattutto per la pittura.